quando ero piccolino, perché non è vero che a 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 anni la gente non soffre. Tutti hanno delle sofferenze, i bambini a 10 anni hanno delle sofferenze e si appoggiano a delle sicurezze importanti. Poi che è successo? È successo che a un certo punto le sicurezze vengono meno. Tu hai impostato tutto sulla famiglia, perché c'era una bella famiglia, perché andavate in vacanza, andavate in vacanza fuori, perché vi portava non so dove, leggevo qui la famiglia, eccetera. Poi sai che succede? Succede che tuo padre e tua madre, che erano bellissimi, succede che divorziano, che tua nonna muore. Hai la mia spada e hai il mio arco e la mia ascia. Peter, ti dono la mia spada. Sì, grazie. Che cos'è? Mi colpiva molto che si parla di un giovane. Qui tutti siamo giovani, compresa la nostra carissima Alejandra. Ecco, quindi questa parola è per noi. Che cosa devo fare per essere felice? Quando tu vai il sabato sera alla discoteca o vai alla casa di non so chi a fare festa, o a farti una passeggiata, non so dove, che cosa sta dicendo senza dire con la bocca, ma che cosa cerchi? Questo, la felicità. Figlio mio, fa attenzione alla mia sapienza, porgi l'orecchio alla mia intelligenza, perché tu possa ascoltare le mie riflessioni e le labbra custodiscano la scienza. Veramente le labbra della straniera stillano miele, e più viscida dell'olio è la sua bocca, ma alla fine essa è come l'assenzio, pungente come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono al regno dei morti, perché ella non bada alle vie della vita, a lei non gli interessa che tu sia felice, che tu innocentemente vai dietro alle labbra della straniera, che ti dice di non ascoltare le parole di tuo padre. Ora figli, ascoltatemi, non allontanatevi dalle parole della mia bocca,
Tieni lontano da lei il tuo cammino. Non te c'è infilare, se sai che con quegli amici quella sera te vai a ubriacare come una cucuzza, non ci andare. Per non mettere in balia di altri il tuo onore e i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele. Perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei e tu non debba gemere alla fine quando deperiranno il tuo corpo e la tua carne. E tu dirai: perché ho odiato l'istruzione e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Un giorno, quando sarai nella merda, tu ti dirai: ma perché quel giorno non l'ho ascoltato? Perché non mi sono fidato? Perché ho pensato che mi stavano riempiendo di frottole? E lo dirai piangendo e non riuscirai a ritornare. Perché il mio cuore ha disprezzato la correzione? Perché non ho ascoltato la voce dei miei maestri? Non ho prestato orecchio a chi mi istruiva? Perché? Allora state attenti, tutto quello che noi vi diciamo è per addestrarvi a una guerra, che non è la guerra contro il professore, è la guerra contro un nemico che si chiama Satana, un demonio. È lui che suscita la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con perseveranza per migliorare voi stessi e la società. Carissimi, in questi nobili compiti non siete soli, con voi ci sono le vostre famiglie, le vostre comunità, ci sono i vostri sacerdoti, disgraziati come me, ed educatori, ci sono tanti di voi che nel nascondimento non si stancano di amare Cristo. Nella lotta contro il peccato non siete soli. Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Sulla tavola erano scritte tutte le leggi che andavano compiute rispetto al prossimo, ogni traditore deve morire. E Aslan dice: se un uomo dà la vita per un altro, anche la morte torna sui propri passi.
si rompe la legge antica fatta di sforzo. Io mi devo sforzare di amare gli altri, mi devo sforzare di essere gentile. No, il Signore ti mette dentro la capacità di amare senza misura. Che faremo adesso? Spacca la legge antica e se ne apre una nuova, che è la legge dell'amore. Allora faremo che ognuno di voi verrà, questa spada è anche simbolo della croce di nostro Signore Gesù Cristo, e noi vi daremo un piccolo ricordo di questo campo, che è un ciondolo, però che vi ricordi che voi siete chiamati a combattere questa buona battaglia della fede. E vicino non è ancora abbastanza, ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te.